Voglio ribadire che noi non presentiamo emendamenti che riguardino la soglia di sbarramento. Noi abbiamo accettato la sfida del 5%, paradossalmente ci hanno fatto un favore perché in realtà stanno chiamando tutte le forze liberali e popolari ad unirsi su un progetto unico che è quello di un'aggregazione liberal-popolare, e dunque noi non presenteremo emendamenti che riguardino la soglia del 5% perché riteniamo tale soglia alla nostra portata. Si tratta sostanzialmente per noi di prendere mezzo punto in più di quello che avevamo preso alle europee del 2014, e dunque siamo assolutamente pronti a questa sfida e su questo argomento non presenteremo emendamenti.